Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti al mio video tutorial su applicazioni da cellulare. Oggi vi vado ad illustrare un'applicazione molto utile, si chiama Toccard, serve per raggruppare tutte le carte sconto Fidelity dei propri negozi, dove si va, dove si hanno le carte sconto, come la carta quella dell'Esselunga, del Monatipaglia, della Decathlon e quant'altro. È un'applicazione molto versatile e disponibile sia nella versione iOS che Android. In descrizione del mio video troverete i link per scaricare sia la versione per iOS che la versione per Android. Questa applicazione io la reputo molto utile perché permette di lasciare a casa tutte le carte sconto Fidelity a casa e si porta dietro solo il terminale cellulare dove avremo poi tutte le nostre carte in formato digitale. Allora andiamo al cellulare che vi illustro l'applicazione, come funziona e come inserire una nuova carta sconto. Allora apriamo la nostra applicazione Stoccard. Come vedete io ho già molte tessere inserite. Per inserire una nuova tessera sconto è molto semplice, basta fare tap sul più, vi apre una lista di carte che questa applicazione ha già memorizzato, tipo io adesso non ne ho altre da inserire perché ce le ho già tutte inserite le mie, però se vado a cliccare tipo quella dell'IKEA, in automatico mi si attiva la telecamera, gli farò leggere il barcode della mia tessera alla telecamera, in automatico lui registra la nuova carta sconto. Io adesso non lo faccio. E poi, quando ce l'abbiamo registrata, molto semplicemente io se vado a richiamare una tessera sconto, mi dà il codice a barre che il negozio andrà a battere e registrerà il mio acquisto o qualunque cosa che mi serve per la mia carta sconto. Se poi avete sia l'iPhone che l'app che sia lo smartwatch di casa Apple, la Stoccard ha anche la versione dello smartwatch. Adesso vi faccio vedere alla telecamera, non so se riuscirete a vederlo, l'applicazione che è presente sul mio smartwatch della Apple. Adesso vi faccio vedere. Io vado a richiamare la mia applicazione Stoccard che ce l'ho installata anche sul mio orologio. Torniamo indietro, scusate. Qui vedete tutta la lista delle mie carte sconto salvate, le posso spostare. Se io vado a cliccarne una, in automatico lui mi va a aprire il codice a barre e dove potrò andare a far leggere il mio codice a barre della mia tessera sconto tramite l'orologio invece di utilizzare lo smartphone. Diciamo che questa è una piccolezza, è una cosa un po' comoda che ha creato Stoccard, che ha creato anche la versione per gli smartwatch. Sinceramente non so se c'è anche la versione per gli smartwatch che si configurano con i telefoni Android, quindi questo non ve lo so dire. Allora, il mio video tutorial sull'applicazione Stoccard è terminato, è stato molto veloce. Io, come al solito, se sei arrivato fino qua ti ringrazio, quindi ti consiglio, qui in basso c'è il tastino iscriversi, cliccaci sopra e attiva la campanellina se non vuoi perdere la pubblicazione di tutti i miei video che escono giornalmente alle ore 17 e lascia anche un bel commento. Detto tutto questo, io adesso scompaio a schermo, avrai 20 secondi di tempo per scegliere altri video presenti sul mio canale, alcuni saranno correlati a quello che hai visto e altri no. Io ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao!